Resident Evil 2 Remake, ragazzi, sarà il mio primo videogioco horror e voglio menzionarlo facendo la storia completa di Leon. In seguito, ragazzi, se arriveremo almeno a 10 like, farò la storia completa di Claire Redfield, sempre del titolo di Resident Evil 2. Detto questo, ragazzi, direi di iniziare. Ma come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like e un bel commento per sostenere questo video e tutti gli altri che verranno. La storia di Leon, ragazzi, inizia in un distributore di benzina, dove il nostro protagonista Leon Scott Kennedy, il suo primo giorno da poliziotto, si ferma. Sente un rumore, entra nel negozio che sta a fianco al distributore e incontra il suo primo zombie. E ragazzi, noi cercheremo di ucciderlo, ma altri zombie arriveranno e noi cercheremo di filarcela dal negozio. Cercando di uscire, incontreremo Claire Redfield e gli diremo di abbassarsi per salvarle la vita. I due scapparono in macchina e si diressero verso la città di Raccoon City. Ma in quella città c'erano ad aspettarli altri zombie e un camion dove un autista era stato morso da uno degli zombie arrivò con un contenuto molto esplosivo, costringendo i due protagonisti a separarsi. Leon si diresse subito alla centrale di polizia per, ragazzi, avvisare gli altri poliziotti, barricandosi dentro per non far entrare nessuno. Quando entrerà, Leon controllerà le telecamere e vedrà che un poliziotto è sopravvissuto all'epidemia. Andrà subito da lui, ma il poliziotto purtroppo morirà. Recuperando dal taschino del poliziotto, ci sono dei simboli che mostrano un passaggio segreto che noi, attraverso dei medaglioni, potremo aprire. Nel mentre incontreremo il sergente Marvin che ci salverà la vita, ma lui è stato morso da uno zombie e ci ordina che, dopo aver aperto il passaggio segreto, saremo stati soltanto noi a passare. Quando andremo alla ricerca dei tre medaglioni, ragazzi, Marvin ci dirà di aver notato Claire vicino a dove si è schiantato un elicottero che prenderà fuoco. Poco dopo, ragazzi, Leon noterà che Claire stava cercando di aprire il cancello, ma lui non avrà la chiave con sé e non potremo fare altro che parlargli, anche perché subito dopo Claire sarà attaccata dagli zombie e sarà costretta a scappare. Dopo che Leon avrà incontrato un paio di lì che aveva preso tutti e tre i medaglioni, potrà finalmente uscire dalla centrale, ma dirà addio al sergente Marvin. Trovatosi nel sotterraneo della centrale, ragazzi, Leon dovrà spostare un armadietto per proseguire la sua strada, ma incontrerà il temibile William Birkin, che oramai sarà già stato infettato dal virus G. Dopo una boss fight memorabile, Leon riuscirà finalmente a sconfiggere William Birkin e a poter proseguire la sua strada, trovandosi nel parcheggio. Con lo sguardo puntato dritto all'uscita, Leon capirà che ci vuole una tessera per andare avanti. Ma in quel momento si manifesterà un cane zombie che aggredirà Leon, che verrà improvvisamente salvato da Ada Wong, che si presenta a noi dicendoci di essere dell'FBI. La ricerca della tessera del parcheggio ci porterà nelle prigioni, dove incontreremo Ben, un possessore della tessera del parcheggio, che verrà immediatamente ucciso da un assalitore misterioso. Presto Leon capirà che ci vogliono due componenti elettrici per aprire la porta dove è situato Ben, ma per farlo bisogna ritornare nella stazione di polizia, dove incontrerà il Tyrant, ovvero Mr. X, l'assalitore di Ben, che lo inseguirà per tutta la centrale. Trovati i componenti, Leon dovrà tornare nelle prigioni e inserirli nel modo giusto. E finalmente potrà prendere la tessera, l'unico modo per andare via dal parcheggio. Leon, quando sarà vicino all'uscita, verrà colto di sorpresa dal Mister X, che tenterà di ucciderlo, ma Ada Wong è lì a salvarlo. E per menzionare una battuta del gioco, dico anche una seconda volta. Ada e Leon scappano per le fogne, passando dal negozio di Kendo, un venditore di armi con la figlia infettata dal virus G, che ci farà passare. Sceso nelle fogne, Leon incontrerà un gigantesco coccodrillo mutato dal virus che ci inseguirà e terminerà la sua caccia facendosi esplodere. Con l'andare avanti della storia,
Ada ci dirà che è stata l'Umbrella a creare il virus e che noi stiamo inseguendo una dottoressa di nome Annette Birkin, la moglie del dottore che abbiamo sconfitto prima. Quest'ultima però tenterà di fuggire e nel farlo brucerà il corpo di uno zombie ormai andato e noi ci prenderemo una pallottola per Ada. Con Leon momentaneamente fuori gioco, noi passeremo nei panni di Ada, che continuerà a inseguire Annette attraverso le fogne. Preso un rilevatore di velocità, noi lo useremo per hackerare, diciamo così, delle ventole per proseguire speditamente, scappando sia dagli zombie sia dallo stesso Mister X che tenterà di ucciderci. In seguito Annette ci chiuderà in un forno crematorio, credo per farci venire in mente la battuta dalla padella alla brace. E noi ragazzi cercheremo di sopravvivere con il nostro elevatore di velocità, hackerando le porte del forno. Ma Annette è tenace e noi cadremo in una sua trappola, facendoci cadere e ferendoci alla gamba. In seguito Leon si risveglierà e andrà subito a cercare Ada. Nel farlo troverà una videocassetta che potrà inserire in un recorder, dove vedrà che esattamente dei soldati dell'Umbrella Corporation verranno assassinati davanti al virus G da un assalitore misterioso. Probabilmente Leon sospetterà, ma sarà stato William Birkin precedentemente. Quasi raggiunta Ada, dopo aver incontrato tartarughe o non lo so, scarafaggi mutanti, Leon rincontrerà il dottor Birkin, che sarà ancora più mutato di prima. Dopo aver attivato una gru con sopra un container, Leon farà cadere William Birkin, dubitando però della morte del dottore, anche se era caduto di nuovo. Una volta raggiunta Ada, la soccorrerà e con il suo braccialetto Ada potrà accedere alla funicolare che porterà al laboratorio dell'Umbrella. Durante il viaggio, Ada dimostra il suo amore per il nostro protagonista e ci dice che ci avrebbe aspettato qui dopo che saremmo andati a prendere il campione del virus G. Dopo aver affrontato degli AIV, ragazzi, dopo una serie, ragazzi, di altri rompicapi, potremo finalmente vedere il contenuto di un'altra videocassetta che conterrà tutta la verità sul virus G e sull'origine del perché il dottor Birkin era mutato e il perché stesse inseguendo quegli uomini dell'Umbrella nelle fogne. Il perché era il seguente: dovevano sottrargli l'ultimo campione del G, ma è stato ucciso da uno dei soldati dell'Umbrella e dopo aver preso il G, i soldati scapparono, ma William si iniettò il G nel braccio, diventando quello che è adesso un mostro gigante, una mutazione del virus che lui stesso ha contribuito a creare e ha inseguito gli agenti per non fargli prendere il virus che è stato poi diffuso nelle fogne dai ratti e quindi in città l'epidemia si è scatenata. Dopo aver preso il virus G, Leon aveva un unico obiettivo in mente: tornare da Ada. Uscito dal laboratorio, però, si manifestò William Birkin con un'altra delle sue mutazioni, dove gli spuntarono quattro braccia. La moglie Annette corse subito dicendo di voler farla finita e sparò acido al marito, che fece finta di essere ucciso. Ma Birkin si risveglierà colpendo la moglie e ferendola al braccio. E in quel momento noi affronteremo Birkin per la terza volta. Una volta sconfitto William, lui non cadrà da nessuna parte e sembrerà perire sul colpo. Noi ritorneremo da Annette, che ci dirà di non fidarci di Ada e che ci sta usando, perché lei in realtà non era dell'FBI, ma in realtà era una mercenaria. Uscendo dalla stanza, noi incontreremo Ada, che stava già preparando il suo piano di fuga. Ma vedendola, noi non saremo molto gentili e gli faremo capire che avevamo capito le sue vere intenzioni. Mentre tutto crollerà, lei ci punterà la pistola contro, ma verrà sparata alla spalla
da Annette. Mentre tutto crollerà, Leon per sbaglio lascerà cadere il virus distruggendolo e, guardando negli occhi Ada, proviamo ancora quell'amore anche dopo la sensazione di tradimento, e lei si lascerà andare, facendoci credere la sua morte. Dopo aver preso l'ascensore, noi possiamo vedere Claire dalle telecamere e la contattiamo, ma perdiamo subito il contatto. Non sappiamo perché era lì, però le diciamo di andarsene da lì il prima possibile. Mentre la situazione si fa critica, ragazzi, scappando incontreremo un'altra volta Mister X, che ci stava continuando ad inseguire per tutto questo tempo. Dopo una boss fight con Mister X, ragazzi, mentre tutto sembrava perduto, ragazzi, qualcuno ci aiuta lanciandoci un lanciarazzi, dicendo che eravamo pari. Quindi Ada era ancora viva e scappò. Dopo aver preso i lanciarazzi, ragazzi, noi finalmente uccidiamo Mister X e proseguiamo verso l'uscita. All'uscita, ragazzi, scorgiamo un treno che Leon afferrerà per salvarsi la vita e non farsi prendere dall'esplosione del laboratorio dell'Umbrella, dove all'interno Leon troverà Claire e una bambina di cui non sappiamo nulla. Bene, ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e ricordate, se arriviamo a 10 like, ragazzi, porterò anche la storia completa di Claire Redfield. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, attivare la campanellina, lasciare un bel commento se il video è stato di vostro gradimento. E non so se vi piace, vi vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao!